Il governo battuto alla Camera con 24 voti di scarto su un ordine del giorno presentato dal PD che impegna l'esecutivo a indicare esplicitamente la scuola pubblica come destinataria della quota dell'8 per mille. Le sconfitte del governo alla Camera stanno diventando una consuetudine, ormai non c'è più da meravigliarsene, ma proprio oggi, il 29 settembre, qualcuno deve aver dimenticato che è il compleanno del nostro presidente, che compie 75 anni. 75 anni di successi che sembrano aver subito una battuta d'arresto a causa della magistratura, la quale pare sia diventata una vera e propria ossessione per il Premier, secondo indiscrezioni che girano in transatlantico, tanto da passare la sua festa di compleanno, amorevolmente organizzata dall'onorevole Alessandra Mussolini, a lamentarsene con tutti gli invitati. Deve essere stata una serata difficile, visto che oggi il Premier è mancato al seminario organizzato dal ministro Tremonti. Lo ha giustificato il sottosegretario Gianni Letta. Sono giornate intense e per certi versi turbolenti, ha detto ricordando che oggi era anche il suo compleanno. Il Premier si sente proprio accerchiato. La RAI faziosa, stampa monopolizzata, amici traditori, l'8 per mille alla scuola pubblica comunista e ovviamente le toghe rosse. I magistrati uccisero Craxi, ora l'obiettivo sono io, avrebbe detto disperato durante la festa organizzata in suo onore. Insomma, nessuno pensa al Premier, noi però sì. Buon compleanno, Presidente! Happy birthday, Mr. President!